che una foto in questa. No. Devo dire che oggi la presentazione dei candidati presidenti è importante, anche perché sapete c'è stata una riforma, nonostante che la sinistra dicesse che noi non davamo spazio ai municipi. In realtà la riforma elettorale che c'è stata fa sì che il presidente di municipio ha, anche sulla scelta poi della squadra degli assessori, un ruolo molto diverso rispetto a prima, ed era per la prima volta scelto dai cittadini e non dai consigli municipali, con un'elezione diretta che ci piace perché responsabilizza anche le persone. Credo che uno dei temi più grossi su cui l'amministrazione in questi anni diciamo così si è cimentata, ma di fronte alle varie sciagure avute si può ancora far meglio, quella della gestione del territorio e delle varie manutenzioni. Credo che nella prossima giunta anche i municipi avranno un grande ruolo, e su questo è importante avere delle squadre forti e pensare che il municipio non è un posto dove si va a ricoverare perché magari si è non della squadra di Serie A ma della squadra di Serie B, come succede a sinistra, ma invece è una roba completamente diversa. Vuol dire ascoltare i territori, vuol dire che il ponente finalmente avrà una sua collocazione importante con persone che si sono sempre dedicate a quella parte della città, così come il centro, così come Levante, così come le Vallate. Quindi credo che questo faccia capire l'attenzione che ha il sindaco, l'amministrazione comunale rispetto a tutta Genova e non solo a parti di Genova. È ovvio che bisogna iniziare a lavorare da tutte le parti, ma se vedete anche i progetti dei prossimi 5 anni, dove saranno e dove sono collocati, già finanziati, vi rendete conto che la città può veramente fare quel salto di qualità se saremo tutti in grado di star vicini all'amministrazione comunale e supportare il sindaco da Roma fino ai municipi, per essere collegati e fare in modo non solo che arrivino i finanziamenti, ma anche che si facciano le opere. E Marco, su questo ribadisco una cosa che hai detto sempre, mi ha colpito: c'è gente che ha lasciato un buco davanti a San Martino per 25 anni, noi meno di 5 anni l'abbiamo iniziato a chiudere e ci facciamo i parcheggi. Ecco, quello che a me piacerebbe è vedere tutti i cantieri che abbiamo aperto in città che finiscano nei prossimi anni, e invece qualcun altro è stato abituato a lasciarli aperti a vita. Questo vuol dire lavorare per la città e cercare di ridurre quelle che sono le esternalità negative, perché quando si lavora si dà sempre fastidio a qualcuno. Ma se lavoriamo in fretta e bene, probabilmente facciamo il bene della città e delle future generazioni. Quindi grazie. Marco, grazie ai candidati, grazie a tutte le forze politiche, che sono tante questa volta, abbiamo 9 liste mi sembra. Questo vuol dire che abbiamo anche una pluralità che è ricchezza. In un momento in cui anche il mondo si domanda sulle forme di governo, sul senso della libertà, credo che noi abbiamo fatto capire che non c'è l'egemonia di nessuno, ma c'è una coalizione plurale dove viene dato voce a tutti. E questo secondo me è una grande ricchezza che oggi un centrodestra può rivendicare, mentre invece il centro-sinistra non riesce, perché alla fine litiga tra PD e 5 Stelle e non si sa ancora se vuole o meno la grotta. Grazie e buona giornata a tutti.